Buongiorno, 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 11:40 secondi, versione un po' montana oggi, sì, diciamo, proprio da venerdì, non so se vedete come ci siamo vestiti. Mia sorella dice l'abbigliamento tipo siamo in pigiama. Sì, beh, direi che sei freddo con questi pantaloni, Piero. No, io sto da Dio, così. Dopo dici che fa è caldo. È venerdì, ultimo giorno della settimana in nostra compagnia in diretta, anche se vi ricordo domani saremo lo stesso freddo assieme a voi con il nostro maglietto. Perché è freddo? Freddo. Allora, amici, è venerdì, finalmente il weekend si avvicina. Stamattina un po' di neve l'abbiamo vista, sì, la collana contro. Dove neve? Un po' perché tu eri già qua, ha nevicato prima. Ha nevicato, eh. Sì, ha nevicato, ma poi è diventata pioggia. Qui si vede chi arriva presto e chi un po' più tardi. Tu avrai visto la brina, io invece guarda, esatto. 30 gradi c'erano. Allora, oggi è venerdì, abbiamo i nostri appuntamenti del venerdì in ore 12 con il nostro Don Marco che viene a fare la consueta chiacchierata insieme a noi. Poi abbiamo il nostro appuntamento con Mondo Padano perché oggi ovviamente è in edicola il nuovo numero. Mi sono dimenticato di accendere le luci. Intanto vai avanti che vado a accendere luci. Poi parleremo. Se qualcuno ha visto la prima della Scala l'altro giorno, che hanno fatto anche degli speciali per mostrare questo evento di cultura importantissimo e anche mondanissimo. Mi serve la ciabatta, ragazzi, che qualcuno sì, mi ha abbocciato. Sì, per abbracciare niente, sta facendo i lavori di casa. Praticamente viene la nostra Federica Bandirale, la nostra esperta di moda, perché andremo un po' così a spettegolare sui look della prima alla Scala, di tutti i personaggi che hanno partecipato. E poi ci sarà anche spazio per uno scrittore, Nicola Lupi, che viene a presentare qui il suo ultimo libro. In cucina c'è il mio Fiorini ci fa i bouton de paillasse, sapete quali sono? Sono un piatto tipico con la polenta, la salsiccia, il sugo, buonissimi. E poi ci farà anche un risotto speck e mela. Quindi prendete nota della ricetta perché poi potete replicare anche voi i nostri piatti. Ti ho ritrovato la ciabatta. Ci voleva tanto procurare la ciabatta. Perché non hai le luci accese? Non c'erano le luci accese? Mamma mia, se non ci pensa Piero a queste cose, guarda. Veramente, qui non penso al Natale. Qui sono contro il Natale, piccolina, ma perché sono contro il Natale? Niente, l'abbiamo perso, ragazzi. Ancora prima di Natale l'abbiamo perso. Vabbè. Va bene, allora. Hai detto tutto? Poi dopo in aspettando mezzogiorno ci sono tutti i nostri appuntamenti. Ricordali, dai. Abbiamo il nostro personology, abbiamo il nostro momento dedicato al gossip, abbiamo la nostra rassegna stampa, abbiamo le nostre curiosità dal web. Oggi non c'è Andrea, quindi non c'è la storia. In bocca al lupo per l'esame. In bocca al lupo per l'esame. Poi abbiamo invece il momento dedicato ai Guinness. Mm. E ovviamente vedremo anche la puntata di Dite la vostra. C'è un problema. Cioè? Mi serve un accendino. Per far cosa? C'è la candela da accendere. Adesso lo troviamo. Troviamo un accendino per accendere la nostra candela. Intanto andiamo a vedere il nostro oroscopo, va? Ariete, chi ha un'attività in proprio potrebbe nel giro di poche settimane fare scelte inedite, allontanarsi da un gruppo oppure partire con un nuovo progetto che avrà successo. Toro, se da qualche giorno sei in contatto con una persona che ti piace, sarebbe il caso di avvicinarla. Con il segno dell'acquario e dello scorpione possono esserci rapporti di amicizia amorosa. Gemelli, la forza di una coppia si vede proprio nel momento in cui ci sono difficoltà. Se la relazione è vera e sentita da entrambi, sarà possibile trovare un'intesa. Cancro, se hai affrontato ostacoli e difficoltà, alcune questioni riguardanti contratti e accordi sono ora più chiare. Sarà possibile anche arrivare alla conclusione positiva di un contratto. Leone, se la coppia ha vissuto già una crisi, in questo periodo potrebbe presentarsi ancora una situazione di grave tensione. Chi ha un ex alle calcagna potrebbe sentirsi messo da parte e quindi essere un po' nervoso. Vergine, per le coppie di lunga data che hanno superato molti problemi, questo è un periodo sereno. In casi eccezionali, anche dopo una separazione, si può andare oltre, anche se per te è sempre molto difficile dimenticare. Bilancia. Cerca di cambiare il tuo atteggiamento. Se guardi solo al passato, non ottieni nulla. Bisogna essere più disponibili e non dare spazio a rapporti impossibili. Scorpione, nella vita di coppia ci sono stati parecchi problemi di lavoro o personali che hanno creato qualche difficoltà. Ora però va meglio, c'è voglia di libertà e soprattutto c'è il desiderio di non restare bloccati dalle solite incomprensioni. Sagittario, stai cercando soluzioni, ma devi provare a mantenere tutto sotto controllo, non pretendere l'impossibile.
Capricorno, è un momento intrigante per i sentimenti. Tutto dipende però dalla tua volontà di azione. Se pensi troppo alle questioni di carattere pratico, l'amore passa in secondo piano. Acquario, se una coppia vuole portare avanti un progetto per la casa o per i figli, questo è il periodo migliore. È opportuno scegliere le soluzioni adeguate per i propri propositi. Pesci, si torna in pista anche nel caso in cui ci sia stata una crisi nel passato. Se hai intenzione di cambiare lavoro, fai una richiesta. Non bisogna perdere tempo in un periodo che promette piuttosto bene e che va sfruttato al massimo. Giorno del tumulto, voi non potete immaginare cosa, dopo si dice, si deve star seri, durante, quando vanno i filmati, le pubblicità, qui è un po', vedete bene il circo Togni quando si dice, scusate, comunque andiamo alle caratteristiche della giornata. Forza. Diciamo subito che oggi è il giorno del tumulto interiore, oh mamma mia. I nati il 10 dicembre tendono a interiorizzare i propri sentimenti e nella vita procedono con un'opinione piuttosto modesta di se stessi. Perché, amici, no? Un po' di autostima. Su. Il dono più grande che si possono fare è quello di rivelarsi, dal momento che è un gesto simile e indice di profonda fiducia. Credere in qualcosa è fondamentale nella loro esistenza. Avete trovato? Passa l'accendino, che sto male a vedere una cosa così accesa. Dotati di una certa, grazie Lorenzo, scusate, ma quando c'è una candela va accesa, non è che va tenuta spenta, perché sennò porta male. Grazie, però. Sì, no, adesso io da quando ho smesso di fumare non ho più un accendio. Niente, andiamo. Allora, ritorniamo nella nostra interiorità. Dotati di una certa profondità filosofica, trascorrono moltissimo tempo a riflettere sui problemi e le grandi questioni della vita. Osservandoli si ha quasi l'impressione che facciano parte di un grande mondo e in effetti è come se improvvisassero su un piano differenti. Nella maggior parte dei casi, quando i nati il 10 dicembre assumono il ruolo di capo, è una vera fortuna per i loro sottoposti, perché siete dei leader intelligenti e comprensivi, capaci di instaurare buoni rapporti con i collaboratori, ma anche molto abili nel mantenersi al di sopra della mischia, evitando conflitti inutili. Siete dei capi ideali proprio, dei leader perfetti. Cos'è? The number of the day is the number one. The because cat is on the one table. Più o plus zero. Voleva dire che il numero di oggi è il numero uno, perché essendo 10, 10 più 0 uguale. Chi ha il numero uno come numero principale ama in genere primeggiare in tutto ciò. Non è un pianeta, è una stella. Oggi siete illuminati dal sole, amici. Allora, i pregi di oggi: interiormente calmi, intenditori e spirituali, ma siete anche un po' imperscrutabili e solitari. Un consiglio, amici, dopo aver visto i pregi e i difetti: non isolatevi dal mondo, primo, e mantenete i contatti con il prossimo, non fate le eremite. Eremiti. Con la candela accesa, adesso con questa atmosfera natalizia. Abbiamo già creato questa atmosfera un po' mistica. Un po'... Andiamo a vedere andiamo al gossip. Ti sei dimenticato del gossip. Sì, ma allora dobbiamo andare là. Ah, giusto, c'è lì. Allora andiamo. Non mi ascolta, bracciale. È mezz'ora che sto circo Togni, esatto, con il leggio. Mezz'ora che dico, mi serve il tavolo con il leggio. Ma io sono già qui, pronto. Sì, allora, okay. Guarda, scusa, non noti questa novità. Sì, vedo. Il giornaletto. C'è anche il giornaletto. È di Vedonna. Questo è di Vedonna, il numero, si vede, lo alziamo un pochino. Il numero in edicola questa settimana. Lui chi è? Chi è? Scamarcio. Che, sapete, è un po' fuori dal gossip da un po'. Adesso te lo dico io il gossip. Lui si era sposato un anno fa, dopo tutta la storia lunghissima con la Golino, ti ricordi? Con la Golino? Non era con l'altra, quella che era assieme con lei, quella che si è messa assieme a Ciavarro? Non era lui, no, era un'altra. Lui si riferisce al fatto che pare che la Clizia in Corvaglia avesse avuto un flirt con Scamarcio mentre era sposata con Francesco Sargina, esatto, delle così, vibrazioni. No?
ma quella è una roba passata. Ah. In realtà il gossip è... Insomma. Non c'entra niente. In realtà il gossip è che Scamarcio, dopo tutte queste storie d'amore, aveva trovato... a quanto pare l'amore della sua vita, perché si era sposato con questa donna inglese con cui ha avuto anche una figlia. Quindi lui è sposato da un anno e ha una figlia praticamente di un anno, ma con questa donna che aveva conosciuto da poco, quindi da super colpo di fulmine. Niente, si sono già separati. Lui si è innamorato perdutamente di questa attrice che perché, è... perché era l'amico del fidanzato. No. Allora, lei si chiama, te lo dico, Benedetta Porcaroli, ed è un'attrice con cui lui ha lavorato, molto carina, molto giovane peraltro. Dove vai? Benedetta Porcaroli, e fanno le cose sul serio, perché vedi, li hanno beccati mentre fanno, portano dei mobili in casa, ma stai fermo, di qua, li portano dei mobili in casa, quindi di fatto sono già andati a vivere insieme, vedi? Ah, meno di me lei. Lei ha un anno meno di te. Ha 23 anni. Lei ha 23 anni. Mi sento incredibilmente inutile adesso. Hanno tipo 25 anni di differenza, in effetti. L'ha presa in erba. L'ha presa in erba, vedi, lui le prende su sto mobile, se lo portano su e poi dopo... Vabbè, mobile, è un mobile, dopo vedi, un comodino. Se ne vanno, vai più in basso, se ne vanno poi a passeggiare dopo sempre aver portato... Sempre col mobile in testa. No, sempre qua, no, vedi, vanno a passeggiare insieme. E dove è finita la moglie? È tornata in Inghilterra con la bambina. Con la bambina? Sì. Tornata in Inghilterra con la bambina. Non si sa bene che tipo di rapporti siano rimasti tra i due, ma il suo matrimonio è naufragato e a questo punto la storia d'amore con la Porcaroli è ormai ufficiale. Li avevano già beccati, ma non è la mano, non si nascondono, diciamo, però adesso pare che vadano, che siano già andati anche a vivere insieme. Come vedete, lui si arma di forza, prende su il mobile e se lo porta di sopra nella casa di lui. Quindi è lei che lo ha raggiunto. Da questa storia prendiamo la morale, Tosato. Qual è? La morale: mai fidarsi dei migliori amici del marito. Ma non era, questa qui era una collega di lavoro, mai fidarsi dei colleghi di lavoro più che altro. Esatto. Se vostro marito lavora con una bella collega, state attenti. Ma anche se vostra moglie lavora con un... Questo è impressionante. Se anche la moglie lavora con un bel colleghino, state attenti. Mio marito è tranquillo. Che la settimana prossima abbiamo la rubrica della... Di cosa? Delle corna? Abbiamo la rubrica della... Dai, non è molto natalizio come tema, però. Non è molto natalizio. Beh, facciamo tradimenti sotto l'albero. Tradimenti sotto l'albero, va bene. Perché si mettono le renne. C'è anche Don Marco Sono un sacco di renne che circolano in questo momento. È vero, le renne sono a tema. A go-go. Ma le adesso renne sono Lorenzo. A tema. Lorenzo, vediamo le curiosità. Io non lo vedo quel tempo a casa. Lorenzino, oggi un po' degenerato. Tu sei rimasto un po' scioccato dalla Porcaroli. È una 98, un anno in meno di me. Come procede? Tra è una delle attrici. Come procede la tua storia invece? Quale storia? Dai, fare così. Dai. Non sono io il giovane collega. Non sono io il giovane collega, ma sono l'esperto dei consigli di vita quotidiana. Liliana, come procede con Liliana? Liliana. Come succede? Sì. No, vabbè, ragazzi, ci passiamo da dei nomi. L'ultima è diventata uno sciupa femmina, adesso ha Liliana. Che sta bazzicando. Ma ha già fatto delle uscite, Liliana. No, che poi la nonna di Lorenzo. Dopo arriva mia nonna a orari improponibili a frattempo c'è stata a chiedermi anche cose. Natascia. Vabbè, comunque. Svetlana. Andiamo avanti, dai, che è meglio. Perché oggi abbiamo tre consigli di vita quotidiana, perché facciamo errori anche lì. Ne abbiamo uno a tema cucina. Sì. Come si fa le vere quantità per fare una pasta con l'acqua e l'olio, come si fa? E poi ne abbiamo altri due che non vi anticipo. Andiamo a vederle. Va bene, sentiamo. Microfono. Cos'ho il microfono? Va bene? Aggiungere olio nell'acqua della pasta. Sapevi che aggiungere olio nella pasta impedirà alla salsa di amalgamarsi? Il segreto per evitare che gli spaghetti non attacchino è di usare sempre la quantità d'acqua adatta, 1 litro per 100 grammi di pasta secca e 1,5 litri per 100 grammi di pasta fresca, non di più. Lavarsi i denti con movimenti orizzontali.
Al risveglio, ma come prima di andare a letto, quasi tutti ci laviamo i denti. Ma la domanda che ci facciamo è come ce li laviamo. Se fai parte delle tante persone che si lavano i denti con movimenti orizzontali, sappi che commetti un errore. Lavarsi i denti in modo corretto si fa con un movimento verticale dalla gengiva verso il dente. E non è tutto. Il lavaggio deve durare tra i 2 e i 3 minuti, mentre la maggior parte di noi non riesce nemmeno a tenere un minuto. Fare sport senza riscaldamento. Siamo in molti a fare questo errore, fare sport intenso trascurando il riscaldamento. Ovviamente è fondamentale riscaldarsi prima di effettuare qualsiasi tipo di attività sportiva intensa. Inizia con dei movimenti semplici per darti elasticità, poi aumenta progressivamente l'intensità dei tuoi esercizi. Non scordarti nemmeno di idratarti a sufficienza, perché se non rispetti queste regole di base può essere letale per il tuo corpo. Bene, allora lì sul riscaldamento pre-attività sportiva non ci sono problemi, perché io non ne faccio e quindi non mi male. L'attività sportiva io fa bene, riscaldo giovane, il cervello. Tu dovresti avere la passione della palestra, veramente dovresti ma andare no, in palestra, dovrebbe fare dello sport, giocare con gli amici, tennis, padel, andare a correre, giocare a calcetto. Cosa comunque, fai? Vita sociale, vita sociale assolutamente. Assolutamente. Ascolta, no, a me ha svoltato invece quella della pasta e dell'olio, perché a me so che potrebbe essere un errore, però a volte metto l'olio per non far attaccare la pasta, però in effetti uno non si amalgamano perché acqua rimangono scissi, e poi in effetti se la pasta si unge poi dopo non mi si attacca bene il sugo. Sì, effettivamente, specialmente dopo aver usato il termine scisso alle 16, alle 11 e 16 minuti. Scisso. Cioè questo alza subito il livello della nostra trasmissione che oggi, come vedete, è dedicata un po' al cazzeggio. E adesso c'è la reclam. La reclam. Pubblicità tra poco. Sta 10 112, questo è il numero per i vostri messaggini WhatsApp oppure per gli SMS. Vi ricordo anche che siamo presenti su Facebook, che siamo presenti su Instagram. Scriveteci alla nostra mail ore12@cremona1.it. E inoltre, per concludere la parte diciamo cibernetica, vi ricordo anche il sito di Cremona 1, www.cremona1.it, oppure la nostra app completamente gratuita per seguire le nostre dirette streaming. Lo sapete, magari fate qualche weekend al mare, in montagna, andate da qualche parte, non si vede bene Cremona 1, sulla nostra app o sul nostro sito ci trovate e ci vedete sempre. Potete usare anche il servizio on demand completamente gratuito per vedere e rivedere tutti i vostri programmi preferiti. Sei pronto per giocare, caro Piero? Sono prontissimo per giocare. Disegniamo. Per vedere gli scarabocchi di quest'oggi. Io non lo bevo quel bianco a casa con Lenzo, io sono Lenzo. Ho visto una pubblicità tra i giochi dei bambini. Quindi il target è quello. Praticamente impara a disegnare. No, si chiama proprio lo scarabocchio, mi sembra. Indossi degli occhiali che ti distorgono praticamente la vista. Sì, ma non serve. È come i miei. E tu tu devi disegnare con la vista distorta. E dopo viene fuori un disegno che gli altri devono indovinare. Ma infatti io disegno male. Secondo perché? Me lui con gli occhiali distorti potrebbe invece fare disegnarli disegni giusti, migliore. Dici? Ma no, ma i loro non lo sanno, ma diciamolo perché è giusto dirlo. Io capisco, cioè, anche questi occhiali sono distorti. Io capisco la tua arte, tranquillo. Grazie, grazie. Capisco la tua arte, vai. Qui vado. Ragazzi, qui gatta cicova. Aspetta, aspetta. Allora, ciotola, brodo. Ramen. Poke, sushi, cocktail. Cos'è quella roba là? Spaghetti. Pasta. Vabbè. Stavo disegnando i tipi di pasta. Allora, questa è la pasta asciutta classica, gli spaghetti. Ah, questo è uno spaghetto. Cioè, quella sarebbe la pasta asciutta. Vabbè. Quello sarebbe lo spaghetto e l'altro invece. Guarda sottigliezze, sappiamo che rigata. Una dote di noi italiani è avere vari formati, forme e misure di pasta. Allora, regia, per cortesia, Beppe, di qualcosa. Cioè, sei il capitano di bordo e non dici niente per dopo. No, ma scusami.
Io ho apprezzato la penna rigata, devo dire. No, io invece ho apprezzato l'imbarazzo in cui ho indovinato questo disegno solamente perché ha fatto a spaghetti così. È colpa degli occhiali modificati. Vediamo. Intanto siamo 1-0. Allora, un cerchio, un bambino, una caramella. Un satellite. Ma che satellite? Un orologio da polso. Bravo. Allora, l'ha detto prima lei. No, ma tu sei stato... detto assieme. Ma tu sei... L'ha detto in prima lei. Posso venire di parlare? Tu sei stato più bravo perché hai detto orologio da polso. Ti sto dando il punto. Allora. Ma se si agita, non ha meglio per niente spirito natalizio e abbracciale. Io non sono per nulla competitivo. No. Ti stavo dando il punto. 2-0. Ok. Ah, che ansia. Cos'è sta roba qua? Un canestro da basket. Non sparare a caso. Un'astronave. Aspetta un attimo. Una chiave, una toppa di una chiave. Ma è il contrario. Ti posso assicurare una che... maniglia. Lo scotch. Brava. Beh, allora, questo è il pezzo che si stacca. È dentro il macchinino. No, guarda, è quello che ho io di sopra. Qua si trancia. Sì, qua. Questo devo dire fra tutti i disegni che hai fatto negli ultimi anni è quello forse più veritiero. Allora io sono sembra onesto sembra il becco di una papera, però va bene. È una papera, sì, ma una qua paperina. Gli scotch, tutti gli scotch sono papere. Sì. Ho un phon troncato. Anche? Vado, questo qua è facile. Allora, siamo 2-1. Sì. Molto facile. Qui, montagne, colli. Collina. Sassi. Terme. Mare. Il tuo squalo. Gabbiano. Presepe. Natività. Faro. Sembra la candela quella. Beh, cos'è il faro se non una candela gigante? C'è il mare. C'è il mare, c'è la luce. Onde. Il faro di solito è in prossimità di un promontorio, qualcosa che si affaccia sul mare per far rientrare il nave. Francesco Sessa. Sbaglio, era un faro. La bella. Chiedo all'esperto. Vabbè. Chi vince questa, vince tutto. Questa è molto facile. Gatto, tazzina, tazza, caffè. Bravo, Piero. Fiesta, che fantastica, stessi guardando da casa come stesso giocando Nicoletta è incolato legati al remoto come se stessi Nicoletta vuoi giocare con noi? Vuoi giocare? Scusa, c'è qualcosa da vincere? Nicoletta vuoi giocare con noi? Gioca con noi, prova a indovinare. Sono Nicoletta da Cremona. Da dove chiami? Da Cremona. Quanti anni hai? 45. Cosa stai facendo? Dai, non dire boiate, dai non dire cavolata. 45. Ma ragazzi, sì? Ma cosa sono gli abbiamo dato oggi? Ho una figlia. Sì? Faccio la giornalista. Ah, dove? In una TV locale. E come si chiama questa TV locale? Cremona One. Ah, bene, da quanti anni? Da 11 anni. Addirittura, ma come passa il tempo? Sì, ma per giochiamo. Per Rindina. Giochiamo, andiamo a vedere. Cosa c'è adesso? Cosa c'è adesso? C'è il adesso? Meteo, vediamo. Ho indovinato? Ho vinto qualche cosa? Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che vedrà una nuova perturbazione transitare sull'Italia. Andrà a interessare principalmente il centro-sud, ma lambirà anche le regioni settentrionali. E poi la ritroveremo in parte anche nel weekend, come vedremo dopo. Sabato, infatti, sul Medio Adriatico e al sud, condizioni meteorologiche ancora molto instabili. Ma entriamo più nel dettaglio, partiamo dalla giornata di venerdì, che vedrà un nuovo peggioramento del tempo sull'Italia, con l'arrivo di piogge temporali anche diffusi sul versante tirrenico, dove tra l'altro soffieranno anche venti sostenuti, ma pure sull'Adriatico in giornata torneranno delle piogge. Il nord, diciamo, verrà sì coinvolto da questo passaggio nuvoloso, ma in realtà le precipitazioni al nord saranno molto deboli. Vi segnalo qualche fiocco di neve sull'arco alpino, ma nevicate davvero di debole intensità, e qualche fiocchetto di neve potrebbe interessare anche la bassa Lombardia, la pianura emiliana, però ripeto, al nord precipitazioni davvero di poca consistenza. Poi nella giornata di sabato il tempo migliora subito rapidamente al nord e sull'alto Tirreno, invece ancora molta variabilità nel resto del centro-sud, con anche qualche nevicata sull'Appennino centrale, inoltre anche parecchio vento e temperature in diminuzione al centro-sud. Ma domenica poi, già vi anticipo, tornerà il bel tempo in tutta Italia. Per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
Lana, arriverà il bel tempo prima o poi. No, ma stai pure serena e ma no, ma lei dorme sempre con la linguetta fuori, è normale che sia così. Lana! Opla. Andiamo? Vieni qua. Sì, vieni, ma la svegli così traumaticamente. Lana, ricordiamo a tutti i nostri amici che dopo il meteo ci sarà anche in collegamento a mezzogiorno durante ore 12 e chiederemo la situazione per tutto il weekend. Intanto Piero, vediamo un po' cosa succede in Italia e nel mondo? Vediamo. Con la nostra rassegna stampa, esatto. C'è il monitoraggio della situazione Covid. 7 regioni italiane rischiano di finire in zona gialla. Ieri il governatore della Lombardia, Fontana, ha detto che comunque per la Lombardia la settimana prossima non c'è nessun pericolo, si resta in zona bianca. Quindi amici lombardi. Il Veneto è a rischio, mi sa, vero? Perché l'altro giorno ho visto dei dati che non mi sono piaciuti per nulla. Il Veneto, la Calabria, la Friuli Venezia Giulia, la Liguria, le Marche, poi Bolzano, Trento e appunto il Veneto. Mattarella ha fatto anche un appello dicendo non vanifichiamo gli sforzi profusi vedremo insomma che cosa succederà. Ovviamente ci sarà questa cabina di regia, ci sarà il calcolo praticamente del tasso di occupazione delle terapie intensive che se supera la soglia di guardia ovviamente fa scattare la zona gialla. I positivi, cioè, questa cosa da verificare sull'app, Piero, perché praticamente hanno visto che c'è questo baco per controllare il Green Pass, che praticamente anche se le persone positive il Green Pass non è aggiornato, allora, ma è un difetto, perché invece era stato scritto proprio la settimana scorsa che dal momento che uno era positivo, che era in quarantena, il Green Pass si bloccava immediatamente e veniva sbloccato quando si rilasciavano il certificato, un po' come succede quando fai un tampone. Il Green Pass che hai è a tempo. Sì, esatto. Praticamente adesso c'è il garante al lavoro per aggiornare l'app di verifica, perché insomma c'è questo baco che non rende sicura la situazione. Nel frattempo c'è anche la storia di un reparto di rianimazione dell'ospedale di Firenze, dove i Novax, pensate, strappano le mascherine ai sanitari. Non respirano, dice il primario, non sono immunizzati, ma non vogliono essere intubati. Pazzesco, è negazionismo totale. Totale, cioè anche davanti al rischio della morte comunque non si arrendono. Non si hanno paura che ti fanno delle cure sbagliate. Cioè quando si avvicinano ad esempio con le siringhe temono che li vaccinino in quel momento e quindi impazziscono. Vabbè, comunque è uno dei tanti racconti. Tra l'altro vi invito a leggere Il caffè di Massimo Gramellini di oggi, che proprio racconta di... così essere un divoratore seriale di storie Novax, perché se ne sentono talmente tante che sembrano dei racconti praticamente scritti, e poi in realtà poi c'è questo finale dove ovviamente appoggia invece lo sforzo dall'altra parte. Ecco, è un modo di raccontare la realtà in questo momento. E poi c'è un'altra storia: in radio si vantava di aver infettato un supermercato, ora è gravissimo il crociato Novax Mauro da Mantova. Maurizio Buratti, assiduo frequentatore della Zanzara su Radio 24, è in condizioni disperate e non risponde alle cure. Infatti in questi giorni c'è tutta la discussione che è nata un po' da Mentana, che ha detto che lui nel suo telegiornale non vuole ospitare nessun Novax, mentre invece Giretti di Controcampo ha detto no, io invece voglio sentire la voce anche degli altri. Quindi è giusto, non è giusto? C'è chi dice sì, ma è giusto, ma i Novax rappresentano veramente una grande minoranza. Quindi se tu metti sempre un Novax contro una persona invece a favore del vaccino, sembra che la metà della popolazione non voglia, cioè sia contraria ai vaccini. Però giustamente lo diceva proprio questa mattina su RTL nel programma che fa tutti i venerdì Giletti, che dice secondo me invece è giusto far sentire i Novax, perché comunque naturalmente avvicinando sempre con personalità, scienziati che possono anche smentire quello che loro dicono, perché molte volte dicono delle bagionate, ma è un modo anche un po' per cercare di convincerli, tanto uno che è già vaccinato è già consapevole e convinto del vaccino e comunque delle cure mediche. Sì, ma tanto non si convincono neanche davanti alla scienza, guarda. Pensare che anche qui a Cremona c'è qualcuno che pensa che il Covid non esiste.
Abbiamo già detto tutto quanto. Lotta all'evasione, dichiarazione redditi si cambia di nuovo, rimborsi tagliati per chi ha debiti con lo Stato. Il governo sta studiando un meccanismo di compensazione per chi vanta un credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi, ma anche debiti verso l'erario. Si fa strada l'ipotesi di un meccanismo di compensazione automatica. E poi per quanto riguarda lo stop, scusate, risparmio energetico, stop alla vendita o all'affitto se la casa spreca energia. Sì, vabbè, sono quelle baggianate dell'Unione Europea comunque, che si potrebbe arrivare a fare queste cose qui, però non si può dare una scadenza nel 2030. Sono quelle cose che devono essere fatte a lungo termine, ma specialmente case ci sono in un'Italia dove le case maggiormente sono di proprietà e comunque sono in affitto, e comunque sono state fatte molte delle case ancora negli anni 30 oppure alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questo è il classico modo per far odiare alcuni burocrati europei, e parlo da europeista convinto, cioè non puoi fare queste dichiarazioni, queste sparate così per nulla. Ieri sera hai visto che c'è stata la finale di X Factor? E ho intravisto. Sono stati ospiti i Maneskin che sono tornati sul palco di X Factor. Comunque è stato bello rivedere X Factor con tanta gente al Forum di Assago, sì. Tra l'altro c'erano tutta questa, praticamente la parte centrale, che erano tutti figuranti, ballerini che ogni tanto si muovevano. Comunque mi hanno detto, io ho mio nipote che è andato a vedere ieri sera X Factor, che ha detto che è stato bellissimo. Sì, ha vinto Baltimora, sì. Per l'esattezza, battendo il favorito Gianmaria. Era Veneto lui. Beh, comunque i super ospiti Maneskin hanno riscosso ovviamente grandissimi applausi. Ritorno a casa. Si sono esibiti con tutte le loro canzoni più famose e hanno mandato in visibilio ovviamente il pubblico. Grandi applausi per tutti e insomma sono tornati sul luogo del delitto, come andiamo si suol stampo, dire. Repubblica? Puoi andare a Repubblica? Sì. Vado a Repubblica, eccoci qua. L'ultima ora parla di Assange, perché è stato accolto il ricorso degli Stati Uniti, la Corte della Gran Bretagna ribalta il verdetto contro l'estradizione. Poi si parla di caporalato, blitz a Foggia, 5 arresti, grave accuse alla moglie del direttore dipartimento immigrazione del Viminale e il prefetto si dimette. Questa è l'apertura in questo momento di Repubblica. E poi ancora il Covid, incidenza media dei casi a 176, Bolzano a quota, pensate, 566. Bolzano non riesce a risalire anche. Ma sono un po' meno vaccinati rispetto alla media italiana. Sì. Allora, a proposito di vaccini, vaccinato obbligatorio oppure no, lo sapete, è un trend che nelle ultime settimane questa voce sta tornando abbastanza esistente. È partita l'Austria, ricordiamo che ha imposto l'obbligo vaccinale a partire da febbraio, poi anche l'Unione Europea si è mossa a tal proposito. Ma cosa ne pensano i cremonesi? Abbiamo mandato Anita per dite la vostra, vaccino obbligatorio, favorevoli sì o contrario? O no? Sentiamo sì la vostra opinione. L'obbligo vaccinale sta avanzando in Europa, per dite la vostra, andiamo a sentire cosa pensate. Venite con me. Sicuramente sì. Io ho già fatto anche la terza vaccinazione, per cui sicuramente d'accordo, ecco, favorevolissimo. Da Chitto io direi di sì, però bisogna rispettare anche quello che dice la nostra Costituzione, insomma rispettare un pochino, come si può dire, insomma anche i pareri e le idee contrarie a quello che è, diciamo così, il comune pensare, ecco, diciamo. Però onestamente devo dire che questi signori qui, questi Novax qui, si devono dare una regolata, anche tutte le manifestazioni violente non ha senso, insomma, ecco. Ma io credo che, siccome siamo in un momento di emergenza, questa cosa dipenda soprattutto dalla mentalità delle persone. Io credo che le persone vadano responsabilizzate, ecco, ovviamente se vogliamo uscirne il vaccino è una delle tante formule che lo Stato ci pone per aiutarci, ecco. Ognuno è libero di farlo o non farlo, cioè questo dipende dalla mentalità delle persone. Non credo che vada messo un obbligo, anche perché se no dopo si obbliga addirittura le persone a fare una cosa che magari non vogliono. Favorevole all'obbligo del vaccino?
Sì, perché io sono vaccinata, ho già fatto anche la terza dose, quindi per me va bene. Sì. Accetto, mi sono vaccinato anche la terza volta anche. Sì, certo. Sono molto favorevole, è un bene per la collettività, perché non è giusto che la salute di pochi, cioè non curarsi di pochi, ricada sulla collettività, su tutti. Certo, certamente sì. Io l'ho fatto e non sono contrario per niente. Breve pausa pubblicitaria e poi torniamo. Ultime notizie dal mondo e dall'Italia con la rassegna stampa e poi l'ultima parte di Aspettando Mezzogiorno. Vi aspettiamo tra pochissimo. Fatto maschi, è bellissimo, ci piace un sacco. A me piacciono queste qui e anche queste qui con queste di vetro con i quelle di vetro con dentro i glitter, esatto. Sono bellissime, ma anche con la piuma, sì, molto belle, molto sobrie. Ma no, noi grazie Idea Verde Maschi per l'albero, per gli addobbi che ci fai tutti. Allora, gli anni. Moda e beauty, ragazzi, sempre da Repubblica. C'è una foto della regina Elisabetta che ci dice che tornano le spille. Come si indossano le spille? Ah, a parte di regalarle, dicono che porti male. Perché quando ti regalano una spilla devi dare il soldino perché pungono e quindi c'è questo legame tra la spilla che punge. Mai foulard. I fazzoletti. Esatto. Mai anche foulard. Sì, mai una bottiglia, mai l'olio. Olio bisogna sempre dare un 50 centesimi. Ma basta anche 5 centesimi. Mai cravatte. No, cravatte perché no? Perché cattivo gusto. Mai profumi. Profumi perché è troppo personale. Vabbè, comunque qua... ragazzi, non preoccupatevi, l'IBAN ve lo do più tardi. Allora, le spille però ritornano e quindi vi spiegano qui come indossarle. Poi parlano perché di... Perché mi piace la spilla? Una bella spilla importante. Con sul tipo la pantera? Sì, in questo momento ti vedrai con una libellula. Vabbè, una sì, bella ci libellula bene qua, lì una sopra il seno sinistro. Hai ragione. Allora, scusatelo, perché gli sta partendo il coso natalizio. Beh, non parla. Lasciamo stare. Allora, sai che fra un po' esce il nuovo Sex and the City? Anzi, sì. Forse stasera c'è già in lingua originale, forse su Sky, il nuovo episodio di Sex and the City. Ma quello senza Miranda, però. Non lo so, questo. Perché non avevo lo letto so. Che usciva un Sex and the City. Cioè, non può essere un Sex and the City senza Miranda. Tutte ragazzi. Le sorprese gastronomiche del nuovo Sex and the City, perché non ho capito se era il prequel, forse. Era loro prima di incontrarsi, forse. Però non vorrei sbagliarmi. Sì. Comunque, amiche di Sex and the City, sappiate che ci siamo, eh? E poi ci sono anche un po' di consigli per come rispondere in modo così gentile agli auguri di Natale, invece di dire banale. Anche a te. Grazie. Famiglia, anche a te famiglia, non rispondere a te famiglia che è banale. Contraccambio. La stampa si parla anche qua di caporalato, il blitz a Foggia, i 5 arresti e le gravi accuse alla moglie del direttore del Dipartimento Immigrazione del Viminale. E poi l'ultimo assalto a internet libera, la Russia blocca Tor per impedire la navigazione anonima. Vedete? E gli attivisti Bene. Dicono resisteremo. Ma a proposito di curiosità, questa vista abbiamo chiuso con l'ultima notizia che comunque è una curiosità. Lorenzo, cosa ci parli per quanto riguarda il Guinness World Record? Di un costume di carnevale, una replica di Hulk, quindi il famosissimo supereroe verde della Marvel, ma questo costume è fatto di palloncini gonfiabili. Oh, che bello! Lui è Tom Kent, è un inglese, e tra l'altro curiosità, ha detto che sua moglie è allergica al lattice, e quindi lui fa tutte queste sue creazioni un po' altrove, e l'ha portato... È ufficialmente al Liverpool Comic Con Convention, quindi la
la fiera di Liverpool dedicata al mondo dei fumetti. Un po' Luca Comics della Gran Bretagna. Ma questo qua sarebbe Hulk. Sarebbe Hulk, ok. E aveva già un record, però, che era il stesso costume di Palloncini, ma di Pikachu, che era alto 2,06 metri. Qual era Pikachu? Pikachu è il topino giallo dei fumetti. Quello giallo, quello giallo. Sembrava. Non ti verrebbe voglia di andare lì con... Sai quanto è alto questo costume? 5 metri. No, 3,53 metri. E a proposito di quanto hai appena detto, Nicoletta, tra l'altro lui camminava nel frattempo, era dentro. Quanto pesa, non si sa. No, non lo so, ma è leggero. A proposito di quanto hai appena detto, alla fine, quando ormai aveva ottenuto il record, lui si è levato il costume, l'ha lasciato a dei bambini che erano lì alla convention e questo è quello che è successo. Hanno scoppiato tutto. Vediamo. Che momento meraviglioso. Ma no, hanno preso bastonate. Pensavo, ma c'è chi ci è saltato su. Poi calcola che erano tutti bambini, anche loro alla convention, quindi travestiti, vedi, ci sono personaggi di Star Wars. Le soddisfazioni della vita. Beh, per i bambini rompere i palloncini è immenso, sì. È un momento di proprio divertimento massimo, quindi loro si sono divertiti un sacco. Grazie Lorenzo. A voi. È arrivato il momento del nostro itinerario di viaggio di quest'oggi. Ci vediamo a mezzogiorno con Ore 12, protagonista Mantova, ultima parte. Vediamo. Trovate tutti i nostri amici viaggiatori. Voglio ricordarvi che siamo sempre a Mantova e siamo alla scoperta di quello che è Palazzo Ducale, grazie all'aiuto della dottoressa Michela Azzurra, funzionario storico dell'arte di Palazzo Ducale. Altra stanza molto importante, rappresentativa, significativa di questo palazzo. Ci troviamo ora nel cosiddetto appartamento degli Arazzi. Si tratta di una delle stanze di questo appartamento, che è situato all'interno di quella parte denominata Corte Vecchia di Palazzo Ducale. Queste stanze contengono un vero e proprio capolavoro che è per lo più sconosciuto alla maggior parte delle persone. Si tratta di un ciclo di arazzi che dà il nome appunto all'appartamento, che è stato eseguito intorno alla metà del Cinquecento a partire dai cartoni eseguiti da Raffaello. Raffaello realizzò i cartoni per gli arazzi destinati alla Cappella Sistina, raffiguranti le storie tratte dagli Atti degli Apostoli. E quando la serie fu eseguita a Bruxelles, i cartoni restarono in quella sede e vennero poi utilizzati per tessere altre serie, quindi tratte dai medesimi modelli. In particolar modo, la serie ospitata nel Palazzo Ducale di Mantova fu acquistata dal cardinale Ercole Gonzaga e fu poi destinata inizialmente al Duomo di Mantova. In realtà era stata pensata per il Duomo, ma non fu mai allestita in quella sede, e venne in seguito installata dal duca Guglielmo Gonzaga nella Basilica di Santa Barbara, cioè la Basilica Palatina del Palazzo. Gli arazzi restarono in quella sede fino alla seconda metà del Settecento, quando vennero trasferiti proprio in queste stanze. Intorno al 1780 venne progettato l'allestimento, quindi l'Accademia di Mantova, l'Accademia di Belle Arti, fondata da Maria Teresa d'Austria, tramite l'architetto Pozzo, progettò l'intero allestimento di questi ambienti, pensando alla decorazione ad affresco, a stucco, in modo da ospitare gli arazzi.
Quindi in queste tele possiamo vedere espressa al massimo l'arte di Raffaello, anche se in una tecnica mediata, potremmo dire, proprio perché si tratta di un arazzo. Un palazzo veramente che non finisce mai di stupirti. Ci troviamo in un alto scrigno, in un'altra ala di questo meraviglioso palazzo. Siamo in quella che è definita la grotta di Isabella d'Este. Sì, ora siamo ospite di Isabella d'Este nei suoi appartamenti privati. Isabella fu una delle donne più importanti del Rinascimento. Ella fu una grande collezionista in un mondo in cui il collezionismo era prerogativa degli uomini e raccolse proprio in queste stanze una delle collezioni più importanti di marmi antichi, di bronzi, di dipinti e di libri del Rinascimento italiano. Purtroppo di questi oggetti oggi non è rimasta alcuna traccia, se non un'atmosfera di grande fascino che si può respirare in questi spazi. E ci troviamo nel cosiddetto appartamento di Isabella d'Este in Corte Vecchia. Infatti Isabella, che fu la moglie del marchese Francesco II Gonzaga, allestì i suoi primi appartamenti nel castello di San Giorgio, ma dopo la morte del suo consorte nel 1519 si trasferì in questi spazi e quindi qui ricreò il suo studiolo e la sua grotta, ovvero i suoi appartamenti, le sue stanze più private che erano destinate allo studio e all'ammirazione e al godimento delle sue preziose collezioni. E siamo alla fine del nostro viaggio, come l'abbiamo iniziato, ho voluto chiudere queste due puntate sempre con il primo cittadino di Mantova, Mattia Palazzi, e con il presidente del Consorzio Turistico Lago di Garda Lombardia, Luigi Alberti. L'altra volta ci abbiamo chiuso la nostra chiacchierata parlando dell'unione che dà forza per la promozione di un territorio, Lago di Garda e Comune di Mantova. Sì, è un'unione tra l'altro facilitata dal fatto che Mantova è sull'asse del Brennero. Questa è un'importante autostrada che a me piace anche definire l'autostrada della cultura, che lega quella che in qualche modo è una sorta di macro regione, quella del Garda, alle città d'arte, Mantova e poi fino a Modena. E quindi noi abbiamo davvero la necessità e la possibilità di sviluppare molte relazioni e di capire come soprattutto del turismo, che in gran parte è il turismo del Garda e che viene dalla Germania, dall'Austria, riuscire sempre più a portare la nostra città, e questo è un lavoro che dobbiamo e proviamo a fare insieme. Questa collaborazione vuol dire anche, appunto, come ha già anticipato il sindaco, un'apertura al mondo di Mantova. Credo proprio di sì, è un'apertura al mondo di Mantova perché è collegata anche rispetto alla nostra realtà, si unificano anche alcuni aspetti importanti dai territori dell'UNESCO, approvati dall'UNESCO, da iniziative dal punto di vista culturale e storico, dalle tradizioni. Ma in modo particolare noi vogliamo fare una cosa sul lago e Mantova sicuramente ci darà una mano. Elevare sempre di più la qualità del turista, e la qualità del turista la eleviamo anche sotto l'aspetto della cultura, della storia, dell'enogastronomia, e quindi questo è
l'impegno che ci dobbiamo dare tutti e due. Credo che oggi sanciamo per l'ennesima volta l'impegno reciproco e questo è l'aspetto che ci interessa molto di più. Questo programma? Scarica l'app o vai su cremona1.it.